Gigi. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te. Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il pendolone di merda, allora! Pronto? Signor Antonio? Sono Antonio io, sì. Sì. Salve, buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigio, visto il suo annuncio di lavoro. Ah, delle. Sì, prego, sì. Prego. Noi siamo un ente statale, lavoriamo per il governo italiano. Allora, in questo caso noi stiamo collaborando con la Super Transport. In pratica si tratta di spedizioni, diciamo, no? Lei ha già esperienze come consegnatore di merce e materiale, no? No, non ho esperienza di questo tipo. Perfetto. Visto che sono dei lavori statali, sì, io le farò quattro domande, diciamo, per capire un po' il suo profilo. Nel senso, le spiego come funziona. Sì. Lei è presente quando fanno dallo psicologo le macchie? Presente? Che uno vede. No, non sono mai andato, sinceramente. non lo so. Vabbè, in pratica lo fanno per tipo gli schizofrenici pazzi, diciamo, gli fanno queste macchie. Sì. A livello audio si fa con queste domande studiate nel dettaglio. Quindi ogni singola parola è pesata per far sì che lei possa dare la sua risposta e il computer qua valuterà poi in successione le sue risposte. Le faccio queste domande. Allora, durante il trasporto lei riconosce una vettura che la segue, cosa fa? Accelera e chiama i carabinieri o scende e tira fuori il c***o per farli spaventare? No, io eventualmente chiamo i carabinieri. Vediamo cosa ne pensa il computer. Sei un grandissimo infame. Perché? Allora, seconda domanda. Si ferma al semaforo e un vigile la guarda male. Cosa fa? Fa finta di niente o abbassa il vetro e dice: ma che cazzo ti guardi, infame di merda? Faccio finta di niente e cammino per i fatti miei. Vediamo il computer qua, sì. No. Sei un babbo di minchia. Perfetto, ok. Terza domanda. Posto di blocco. Il poliziotto tira fuori la paletta. Cosa fa? Accosta e scende dalla macchina con i documenti in mano? Oppure accelera e schiaccia sto merda di uomo qua? No. Mi fermo e do i documenti quando me li chiede. Perfetto. Vai computer. Lo sbirro andava schiacciato. Ma no. Ultima domanda. Durante il tragitto il pacco da consegnare si apre accidentalmente. Cosa fa? Sì. Lo richiude in qualche modo per evitare di prendere schiaffi in faccia o lo apre del tutto e trasferisce parte del polveraceo nelle sue tasche? Non ho capito, scusi la domanda, non l'ho capita. Cioè, come metto nelle mie tasche che cosa? Il polveraccio da consegnare. Perché qua si tratta, non so se hai capito adesso, nel senso, io posso parlare così liberamente? Sì. Cioè, la mansione principale è quella di Cavallino. La mansione principale è quella di... È quella di Cavallino. E che vuole dire, scusa? Deve trasportare dall'Italia alla Spagna delle confezioni di pisce di gatto. Ma no. Di pesce di gatto? Pesce. Piscia di gatto. La pisce, quella per il naso. Va bene, la ringrazio. Se va bene io do l'appuntamento, eh? Va bene, grazie, ciao. Ah, sei incazzato, non ho capito. No. Se non va bene, se vuoi possiamo fare l'altra consegna. Dimmi di che cosa si tratta. Mi puoi spiegare? Sì, non ci sono problemi. Sì, sono dei pacchi con dentro dei c***i finti. Almeno non devi neanche spostarti, perché tanto vedo qua che sono per tua madre, quindi. No. Poi, infame. Ma guarda, sto pelandone di merda, va, fa culo, va.